Mille chiamo Corrado. Corrado, eccolo. Sono già da solo. Allora, accendo l'iPad e faccio vedere qualcosina. Allora, eccoci qua. Ancora una volta stiamo praticamente elaborando un percorso che è un percorso sostanzialmente, come dire, molto particolare. Perché? Perché dobbiamo in qualche modo, scusate perché tolgo questo così faccio prima, dobbiamo in qualche modo comprendere come la nostra storia è stata modificata nel tempo. Io non è che sono un egittologo, un esperto di queste cose, nessuno di noi è un esperto di qualcosa. Però, partendo da questo punto di vista, ci sarebbe negato l'interesse per qualsiasi campo che non sia il nostro. Te fai il fisico, te fai il chimico, quindi non puoi fare il musicista. E invece le cose stanno così solo per il potere, perché il potere ti divide. Ci saranno i chimici da una parte, i fisici dall'altra parte, i letterati dall'altra parte, e te sostanzialmente sarai uno che non può invadere il territorio dell'altro, perché se no, la divisione non ci sarebbe più, e la divisione è la base del fatto che noi in qualche modo possiamo ancora essere governati da chi ci governa. Le puntate di questo percorso che noi facciamo sono puntate che sono partite da quella vecchia conferenza, vecchia, insomma, per me è passato un anno, 2 anni, che abbiamo fatto con Bremer Koch a Roma, quando mi fu chiesto di partecipare a questa conferenza perché veniva Bremer Koch e potevamo fare una cosa insieme. Io dissi sì, guarda caso, stavo studiando proprio delle cose analoghe a quelle che stava studiando Koch. E allora ci fu questa opportunità e io mostrai delle cose che molto rapidamente oggi vi farò vedere. Da lì è nato poi il libro che la casa editrice Spazio Interiore ha fortemente voluto. Io non volevo scriverlo, devo dire la verità, perché sono pigro, non mi interessa, poi quando ho detto una cosa non c'ho voglia di ripeterla, tutte queste cose. E chiaramente lì, siccome poi c'è stato il famoso lockdown, abbiamo avuto tempo di stare a casa e di ripensare alle cose che avevamo scritto e avevamo studiato. Così da cosa è nata cosa, e qui è venuto fuori una serie di 4-5 incontri che saranno, che sono stati tutti e saranno completamente differenti, se non per le prime 5-6 diapositive, che mirano il bersaglio sulla piramide di Cheope, in realtà chiamata Khnum Khufu, però si dipartono in una serie di percorsi alternativi che mostrano alla fine come noi di quasi tutto non ci sia capito niente. E questo è un messaggio che noi dobbiamo dare alla scienza ufficiale, la quale si è talmente frammentata in questo periodo che sostanzialmente non permette a un fisico quantistico di interessarsi di fisica sperimentale o di un altro tipo, o di fisica didattica della fisica. Quindi all'interno della specializzazione ci sono già delle grossissime separazioni in uno stesso tipo di discorso. Allora, cominciamo subito. Facciamo il riassunto delle puntate precedenti. Il riassunto delle puntate precedenti è dove eravamo rimasti. Allora, eravamo rimasti qui. La piramide di Khnum Khufu, questo è il vero nome sostanzialmente, è una macchina che funziona ad acqua ed aria. Crea una vibrazione che produce il distacco della parte animica da un donatore e la spinge dentro al corpo del faraone ed esso rivive. Porca puttana! Detta così sembra una cosa tremenda, cioè la piramide di Cheope era una macchina per allungare la vita al faraone. E
Sì, sostanzialmente il riassunto delle breve puntate diciamo precedenti è proprio questa. La piramide non è stata costruita 3600 anni fa, ma magari 36.000 anni fa, in un momento storico in cui un grosso meteorite cascava sulla Terra e in una zona che noi abbiamo identificato come Atlantide, le persone che abitavano in quella zona sono scappate e sono migrate in tutte le parti del mondo, dove troviamo le tracce chiarissime di questa civiltà. Questi signori erano dodicocefali, cioè avevano il cranio allungato, avevano l'RH negativo, costruivano piramidi un po' dappertutto nel mondo, avevano utilizzato i geroglifici che avevano inventato sostanzialmente loro per avere un linguaggio a figurine che serviva per parlare con i trogloditi del posto, perché bisognava insegnargli a costruire quei giganteschi monumenti di pietra che poi queste popolazioni hanno costruito. Questo era un po' il discorso che noi avevamo fatto all'inizio. Ecco, sostanzialmente, nelle prime, diciamo così, diapositive, noi possiamo vedere a cosa serve, come funziona questa macchina. Queste diapositive sono uguali per tutte le sequenze, le tappe, la via crucis che noi faremo, che abbiamo fatto. Dopodiché comincia il vero e proprio percorso alternativo. Qui 5-6 diapositive per entrare nell'argomento. L'argomento è: guardate, la piramide è fatta così. E c'è sostanzialmente, secondo la nostra ricostruzione, una vasca gigantesca ai piedi della piramide, piena d'acqua. La vasca, che è di cui si trovano ovviamente sul posto i manufatti, si vede che ci sono dei muri che tenevano l'acqua dentro, sostanzialmente. La vasca si riempiva con un marchingegno che era semplicemente una vite infinita che girava su un piano inclinato, portando così l'acqua del Nilo, che a quei tempi era anche molto vicino la piana di Giza, molto di più di ora, e caricava sostanzialmente in un percorso che si vede sul posto, cioè ci sono i requisiti di quelle cose che vi sto dicendo, si riempie la vasca fino a una certa altezza. Per esempio, nessuno si è mai chiesto delle cose. Ecco, il trucco è usare il buon senso e farsi le domande giuste. Poi, con questo trucco, te puoi diventare un fisico quantistico. Lo so che il fisico quantistico dice: no, io ho studiato tanti anni, mi sono fatto un culo della Madonna. No, io sono un fisico quantistico, no uno che ha semplicemente del buon senso, no uno che ha semplicemente del cervello, no uno che sa semplicemente dire: ma che cavolo mi stai raccontando, queste cose non sono vere. E invece sì, è così, noi tutti possiamo essere dei fisici quantistici. Non comprenderemo la fisica delle formule complicatissime, ma comprenderemo il significato di quello che abbiamo davanti. Esempio: ma perché mai l'entrata originaria della piramide è in alto? La vedete che è un pochino più in alto. Lo capite subito che è un pochino più in alto, perché sennò si riempiva d'acqua. Oh, e non ci aveva pensato nessuno. È incredibile, no? Il chiodo nel muro, te entri in una stanza, è 20 anni che c'è quel chiodo nel muro, te non l'hai mai visto. Ma a quel punto, a un certo punto, tu ti rendi conto che esiste. Da quel momento in poi, tutte le volte che entrai in quella stanza, la prima cosa che guardi, controlli se quel chiodo nel muro c'è ancora, cioè è una banalità. Ma non l'avevi visto, finché non lo vedi, per te non esiste questa cosa. Si riempie di acqua questa grande, immensa piscina dove sono state trovate, infatti, i resti di due barche. Una molto ben conservata, tra parentesi. E te dici: a che cosa serve? L'egittologo te lo spiega. L'egittologo mica lo sa che la piramide era circondata dall'acqua. L'egittologo dice: questa è la barca di Ra, la barca, cioè, del faraone, che porta l'anima del faraone nel mondo dell'oltretomba. C'è un piccolo problema, che una volta che l'acqua è entrata all'interno della vasca gigantesca che fa da piede a tutta la piramide, per camminare intorno non ci si può camminare perché c'è l'acqua e allora ci vogliono due barche. Queste due barche, infatti,
quando sono state trovate, si è visto che non avevano né il palo centrale che reggeva un'ipotetica vela, né non c'erano tracce di vele. Non c'era neanche il buco per il palo, cioè la vasca era, la barca era stata costruita un modello particolare, non per navigare nel fiume o nel mare, ma semplicemente per permettere a remi di spostare gruppi di persone che erano gli operai che avrebbero dovuto lavorare attorno a questa immensa vasca. Evidentemente serviva a qualcosa spostarsi. E a che cosa serve? Serve perché attraverso questi spostamenti gli operai venivano portati nella zona sud, che è di qua, e la zona nord, che è di là, perché nella zona sud, attraverso un altro marchingegno, cioè una serie di eliche, di cui poi vi faccio vedere un reperto, l'acqua che stava nella grossa piscina veniva portata a 78 metri d'altezza con una serie di trucchi ed entrava lì dove c'è scritto sostanzialmente entrate dell'acqua. L'entrata dell'acqua è un buco, che uno shaft, come dicono, cioè un corridoio che porta alla stanza del re, che la vedete in alto, con quella strana costruzione di cui vedete in alto a sinistra un ingrandimento. E si riempiva la stanza del faraone, quella era così chiamata la stanza del faraone, perché lì nel mezzo c'è, si intravede nel disegnino piccolo, un quadratino. Quel quadratino è la sezione della vasca, una vasca di granito di un pezzo unico, gigantesca, pesantissima, posta in un certo punto della stanza, e questa vasca ha una caratteristica: è più grossa dell'entrata all'interno della stanza della piramide, non passa proprio dal buco. Allora ci si può chiedere, ma e come c'è entrata lì dentro? Cosa dice l'egittologo? Che evidentemente è un bravissimo egittologo, ma non ha quella caratteristica a cui noi facevamo riferimento prima, cioè non è dotato di buon senso. L'egittologo ti dice, e lo scrive sui lavori scientifici, la piramide è stata costruita attorno alla vasca del faraone. C'è scritto così. E te dici, ma io sono l'uomo della strada, sarà stata così. Invece da oggi devi dire no, quello che ha scritto questa stronzata è un coglione, perché è la verità, è il buon senso, non è un senso dispregiativo che lo dico, è solo il buon senso. Quello che succede è che ci siamo resi conto che questa strana vasca aveva una caratteristica, aveva la stessa altezza dell'altezza nel muro in posizione sud, qui c'è il sud, la stessa altezza dello shaft, dell'uscita dello shaft, che avrebbe riempito la stanza di acqua. L'acqua sarebbe entrata, l'aria sarebbe uscita, perché sennò l'acqua non entra, perché la stanza è chiusa ermeticamente in questa fase. L'aria esce dallo shaft che sta dall'altra parte, shaft che ha la stessa altezza di tutto questo ombare d'ancia, sia l'altezza dello shaft di entrata sud, sia l'altezza della vasca. Quindi l'acqua entra, arriva all'altezza della vasca e poi non riempie la vasca, perché per capillarità esce da questo buco, perché in quell'istante l'aria nella stanza del faraone non può più uscire, perché la stanza del faraone è a tenuta stagna. L'acqua uscirà quindi dallo shaft nord. Uscendo dallo shaft nord, a un certo punto l'acqua sarà tanta e potrebbe uscire addirittura dal buco di uscita che c'è laggiù in alto, lassù in alto. E ci rendiamo conto del perché la piramide ha una caratteristica, cioè non ha in realtà quattro facce, ma ne ha otto, perché ogni faccia è piegata all'interno di circa 90 cm alla fine sulla base. Perché è piegata all'interno? Nessuno lo sa. Nessuno lo sa se non ha questa chiave di lettura, perché se usi questa chiave di lettura hai capito che quella è una grondaia. Cioè, siccome deve entrare e uscire acqua a destra e a sinistra, sostanzialmente quest'acqua non si può spargere a schizzo su tutta la superficie della faccia della piramide, e deve seguire dei percorsi precisi.
e quindi al centro, con questo trucco, con questa inclinazione, ecco che l'acqua torna in esubero, torna al centro, in fondo alla vasca, senza fare schizzi a destra e a sinistra. Nel frattempo si riempie anche la stanza sotto, detta stanza della regina, di cui vedete un piccolo ingrandimento in basso a sinistra, alla vostra sinistra. Stanza della regina, che poi vedremo, non ha niente a che fare con la regina. La stanza del faraone non ha niente a che fare col faraone. Nessuna piramide al mondo è stata messa in relazione a un cadavere. Quindi chiunque dica che le piramidi sono delle tombe è... Beh, l'abbiamo già detto prima. Uno che non ha buon senso, ecco, diciamo così, uno che non ha buon senso. Si riempie questa stanza di acqua e questa stanza, una volta che si è riempita, l'acqua arriva fino a una certa altezza, perché poi l'acqua esce dallo shaft nord, si riunisce, l'acqua si riempie e nel punto in alto, vedete quel quadratino laggiù, e nel punto numero 2, invece sulla sinistra, si sa con certezza che ci sono due stanze non visitate perché nessuno sa come arrivarci, ma le due stanze sono state trovate, la stanza numero 2 con un robottino che è entrato nello shaft e è arrivato praticamente fino a lì, e invece nella stanza numero 1 con una cosa che si chiama spettroscopia a muoni, cioè una roba complicata per cui comunque lì si sa che c'è un buco. Io penso che questi due buchi servano perché i due shaft sono messi in collegamento tra di loro. Questo ti permette di fare un circuito chiuso. Un circuito chiuso che in scienza si chiama tubo di Quinck. Il tubo di Quinck è fatto così. C'è una stanza, un posto, dove c'è una vibrazione, qualcosa sonora che vibra, un rumore. L'acqua, attraverso questi due percorsi, porta la vibrazione nella parte bassa. In questa parte bassa, in questo caso attraverso l'acqua, 1400 metri al secondo, il suono ci passa nel mezzo, la vibrazione del piano di sopra passa al piano di sotto. Ma quale vibrazione? Di che cosa si sta parlando? Si sta parlando di una vibrazione che accade, insomma, formata, costruita all'interno della stanza di sopra. Lo vedete infatti quella cosa di cui vi parlavo in alto a sinistra? Quella cosa che viene chiamata Z impropriamente. Nessuno sa che cos'è. Nessuno sa che cos'è, ma il buon senso ti dice che deve servire a qualche cosa. E il buon senso ci fece capire che questi 5 livelli fatti di pietra che separano queste stanze, che sono proprio poste al di sopra del soffitto della stanza del faraone, sono questi 5 livelli di granito, sopra tutti non lavorati, sotto perfettamente lisci, non lavorato, liscio, e così via. E così ci è venuto in mente che questo era un filtro passa basso. Che cosa vuol dire? La piramide è una struttura che viene colpita dal vento. La piramide è gigantesca, ha una massa della Madonna, quindi vibra, secondo le leggi della fisica, a una frequenza molto bassa. Le frequenze entrano e vengono proiettate da questo tipo di tetto strano, vedete a cupola così, e all'interno del filtro, e questo filtro passa basso ha la caratteristica di far passare in basso solo le frequenze più basse, gli infrasuoni più piccoli, al di sotto di 10-12 Hz, 30 Hz, non di più. Di sopra, il tipo di modanatura non lavorata aumenta la probabilità che frequenze più alte ci sbattano contro e vengono rigettate in alto. Quando quindi arrivano le frequenze alte e basse insieme, che poi sono basse tutte e due, basse e bassissime, e superano statisticamente il primo pezzo, si trovano nella stanza numero 2. Nella stanza numero 2 le frequenze basse hanno più probabilità di passare alla stanza numero 3, 4, 5, 6, 7. Le altre frequenze vengono invece statisticamente più facilmente eliminate. In
sfondo, nella stanza arriva una frequenza che noi abbiamo calcolato come? Con degli opportuni programmi al computer che mettono in relazione la dimensione di questa stanza con la capacità di questa stanza di mettersi in vibrazione, in risonanza, con una particolare frequenza. Siccome questa stanza è legata a tre numeri fondamentali, che sono 3 e 14, la sezione aurea, e 4 e 32, che è un numero che noi troviamo in tutte le strutture dell'universo, sostanzialmente la frequenza che viene fuori, il computer ce lo dice, è 32,9 Hz. Questa frequenza entra all'interno dell'unico posto dove non c'è l'acqua, cioè nel buco dove ci dovrebbe essere stato, secondo i poveri egittologi, il faraone sdraiato lì nel mezzo. Questa particolare vasca di granito ha delle caratteristiche fondamentali, cioè ancora una volta, con grandissima precisione, le sue dimensioni dipendono, sono multipli, cioè di pi greco, sezione aurea e 4,32, e sviluppano una frequenza di risonanza che si aggira sui 4 Hz, 3,89 Hz. 3,89 Hz con la portante dei 32,9 Hz fanno 128 Hz, perché si fa la moltiplicazione dei due, 128 Hz che sono, guarda caso, precisamente 2 alla quinta, e vi ricordo che la matematica degli egizi era una matematica basata sul duale, sul 2, pensate che siamo nel neolitico, questi non hanno la ruota, non hanno lo scalpello, lavorano le pietre a mani nude, non si sa come abbiano fatto le piramidi, ma sicuramente sanno esattamente calcolare la matematica in base 2, un mezzo, un quarto, un ottavo, un sedicesimo, un trentaduesimo, tutti i conti le fanno con queste frazioni che vengono chiamate proprio frazioni egizie, non a caso. Ebbene, da dove l'hanno presa questa matematica? Ce lo possiamo chiedere magari in una delle prossime puntate. Ma la cosa interessante è che questa frequenza di 128 Hz a 1400 metri al secondo passa nella stanza di sotto. Nella stanza di sotto, nell'acqua, quest'acqua struscia sostanzialmente, lo vedete lì in basso, c'è un buco nel muro nella stanza di sotto, un buco che è chiamato nicchia, un buco che è fatto di 5 livelli che diventano sempre più stretti, con delle proporzioni precise. L'acqua scorre nella prima parte, probabilmente c'è una chiusura in legno di cui si rincontrano nel pavimento ancora i punti dove questa chiusura in legno c'era. L'acqua con questa frequenza struscia su questa paratia di legno e rilascia nell'aria, perché quella è una camera di risonanza di un'arpa sostanzialmente, la frequenza di 128 Hz. Accanto, lì in basso, sul pavimento è stato trovato una serie di impronte. Una di queste impronte è circolare, del diametro di 111 cm, è esattamente l'altezza del buco per far entrare qualsiasi cosa fosse dal buco, se no dentro non c'entra questa cosa, che probabilmente era di legno. Ed è per questo che non ci si trova più nulla, perché in 36.000 anni, permettetemi, il legno si è sfatto. Questa cosa rotonda per terra, che trova anche nella parete un posto dove veniva agganciata, dove si vedono queste cose, ci sono, doveva essere alta sostanzialmente non più dell'altezza dello shaft di entrata dell'acqua. Se uno fa questi calcoli, scopre che questa è una specie di canna d'organo. Fai conto di frassino, mi sembra che la velocità del suono del frassino sia 5.000 metri al secondo, ci costruivano i sarcofagi gli egiziani con questo legno. Questa grossa canna d'organo elimina la frequenza portante, 32,9 Hz, e fa vibrare all'interno a 3,89 Hz. All'interno di quella canna d'organo c'è il faraone. Il faraone, quindi, subisce una vibrazione che parte dalla stanza di sopra, 3,89 Hz, la frequenza della parte animica, noi crediamo che fosse stata, e questo l'avevamo già visto in lavori precedenti, che non hanno nulla a che fare con questo tipo di lavoro, ma guarda caso, interessandomi nella piramide di Giza, io ritrovo gli stessi numeri che ho trovato quando facevamo discorsi sulle ipnosi regressive. Quando
In ipnosi ci veniva descritto quello che l'alieno faceva sull'essere umano, ti metteva in una specie di sarcofago orizzontale, lì eri invaso da una strana vibrazione, una parte di te si staccava ed entrava in un cilindro trasparente dentro la quale c'era un altro tizio che sostanzialmente era un alieno, e l'alieno riviveva. Pensa, 36.000 anni fa lo facevano i faraoni. Nello stesso modo, è incredibile questa cosa, e questo è il motivo del perché poi io inconsapevolmente mi sono trovato a studiare queste cose. Il faraone, la parte animica e la sua vibrazione del povero disgraziato che stava piano di sopra, la parte animica entrava nel faraone e il faraone ringiovaniva, come si vede dalle indicazioni che io ho dato nelle conferenze precedenti, andando a vedere quanto durava la vita dei faraoni. Si vede chiaramente che i primi faraoni veri vivevano 9.000 anni, gli ultimi faraoni disgraziati umani vivevano 300 anni. Quindi qualcosa nel frattempo è cambiato nella ripetizione sempre di continuo di queste specie di fotocopie che venivano fatte della informazione della vita. Fai una fotocopia di una fotocopia di una fotocopia di una fotocopia, alla fine non leggi più nulla, non c'è più informazione, il sistema non funziona più e il faraone anche dopo 9.000 anni è costretto a crepare. Quello che succede a questo punto è che il faraone deve essere fatto uscire. Per far uscire il faraone bisogna svuotare la piramide, si comincia dall'alto, come un impianto di chimica industriale. Lo vedete in alto sulla destra, c'è la prestanza che è quella che porterà alla stanza del faraone. Lì vedete c'è una serie di solchi nel muro che fa vedere che c'erano delle corde che venivano arrotolate a dei pali che facevano, di cui si vede ancora le tracce in alto, e c'è una specie di pietrone a un certo punto, e questo pietrone serve perché dietro si mettevano gli operai. Perché nell'istante in cui gli operai tiravano le corde, si apriva la saracinesca, l'acqua usciva a gran velocità, avrebbe preso questi due o tre operai e l'avrebbe schiacciati contro il muro. Ci voleva una paratia di granito che salvaguardasse questi poveri disgraziati. L'acqua comincia a scendere giù per la grande galleria, ma si ferma al punto 4, non può scendere in diretta perché c'è un tappo, un rubinetto. Quella seconda parte di galleria, la più bassa, la più stretta, la più piccola, vedete in basso che cosa è stato trovato? Sono stati trovati tre massi incastrati lì. Non era quella la posizione originale, ma poi un evento in particolare li ha rovesciati fino laggiù in fondo. Questi tre massi si trovano in posizioni precise, ci sono gli incastri di dove venivano agganciati. Sono tre rubinetti. Uno di questi massi è finito nel corridoio 4 che porta dal punto 4 alla stanza della regina e tappa l'uscita e l'entrata dell'acqua. Un altro tappa, come abbiamo detto, l'uscita dal punto 4 all'uscita della piramide, l'uscita dell'acqua. L'acqua scende in verticale verso quello che è il grotto, cioè la stanza non finita. Si chiama così. Ci hanno avuto 4.000 anni per finire questa stanza? Un l'hanno finita? Anche qui il buon senso, no? Anche mettendo un gradino al giorno, 4.000 anni ce la facevano, no? Finire la stanza. Non è che non hanno avuto tempo. È che la stanza non doveva essere finita, perché è semplicemente un posto dove l'acqua viene buttata dentro e poi c'è un pozzo che ora è tappato, in cui lì si vede, dove l'acqua viene riportata al Nilo, molto semplicemente. E noterete come c'è un altro buco orizzontale che è tappato anche questo, e che sicuramente, noi non lo sappiamo, ma ti dico sicuramente, corre lungo il fondo della piramide e poi si alza e va a svuotare la grande piscina. Sempre riportando con questo sistema l'acqua al Nilo, non si spreca nulla. Ora bisogna svuotare la stanza, quella che veniva erroneamente chiamata stanza della regina, che invece c'è il faraone dentro che vuole uscire. Allora, il blocco di granito che sta nel corridoio orizzontale 4 viene tirato indietro e viene nel punto 4 sollevato da alcuni argani di legno, dove si vedono gli incastri ancora nel granito, tirato su, e l'acqua esce e segue il percorso andando a finire nel grotto. Ma con questo sistema
non si svuota tutta la stanza. Perché? Perché se vedete lì dell'ingrandimento c'è uno scalino. Allora l'acqua scende fino all'altezza dello scalino. Poi, da un certo punto in poi, quella parte di acqua lì non può essere buttata via, se non che abbiamo trovato nel pavimento un foro, che poi vi faccio vedere, che se probabilmente ti porta in verticale, voi vedete che la stanza della regina è esattamente in verticale sul grotto, sulla stanza non terminata, non finita, e nel soffitto del grotto, alla stessa altezza, c'è un buco nel soffitto che fa capire che questi due buchi sono probabilmente pieni di detriti, ma messi in comunicazione tra di loro. Tirando via il tappo che c'è stato messo nella stanza della regina, si svuota anche questa parte di acqua. Questo è un po' quello che sostanzialmente succede. In queste diverse diapositive, tutte uguali ma con uno scritto diverso, arriviamo fino in fondo. E perché ho riempito tanto di scritto? Ho riempito tanto di scritto, non si fa mai questo, perché è la grafica, è la visione, è l'immagine che colpisce e te la ricordi. Ma in questo caso, siccome tutti gli slide che noi facciamo sono in qualche modo scaricabili poi dalla rete, uno che vuole andare a rivedere e a approfondire tutte le cose, lì trova tutte le indicazioni molto più veloci di quelle che, molto più presenti, molto più chiare, molto più attinenti a quello che io dico semplicemente con un discorso così molto veloce, perché voglio arrivare a discutere invece di una cosa completamente diversa. Guardate, alcune fotografie che sono nel testo del libro, in alto avete la ricostruzione al computer in tre dimensioni della stanza del re, dove vedete come è fatto il buco, lo shaft da cui esce l'acqua. Ne vedete una fotografia in basso a sinistra. Non c'è stato nessun picconatore, nessun tombarolo che ha voluto prendere a picconate quel buco per vedere se dietro ci fosse chissà quale tesoro. Avrebbe preso a picconate anche gli altri tre. Invece si vede chiaramente che c'è l'acqua che ha distrutto sto buco. E si vedono tracce di acqua anche negli altri tre shaft, che sono riempiti di acqua ma che poi si svuotavano chiaramente durante le operazioni di svuotamento della piramide. In alto vedete l'uscita della stanza, la stanza che collega l'entrata della stanza del faraone con la grande galleria. Vedete che c'è uno scalino lì in cui si vede chiaramente che l'acqua ha corroso in modo bestiale tutto. Perché nessuno si è accorto di questo fatto? Perché Zaki Awas ha coperto con dei pezzi di legno sta roba, non chiedendosi del perché, oppure chiedendoselo ma dicendo no, è meglio che la gente questa cosa non la vede, e ci ha messo sopra dei pezzi di legno. Nel corridoio quello che vedete è che l'acqua scende nella parte centrale del corridoio a scalini. Perché a scalini? Ma perché se fosse scesa su un piano inclinato, la velocità dell'acqua in fondo avrebbe travolto gli operai, che sarebbero rimasti schiacciati contro la parete. Invece l'acqua deve mantenere una velocità uniforme, quindi gli si fa fare degli scalini. Ovviamente nel fare questo gli scalini si corrodono e ci sono si vedono chiaramente nella fotografia la presenza della corrosione degli scalini. In fondo vedete due o tre disegnetti dello scisto di Sabu. Sabu era un signore che è morto, gli hanno fatto il suo bravo sarcofago, la sua brava tomba e tutto quanto, e sostanzialmente questo disco, che è un disco di scisto, che è grosso modo ha un diametro di 60 cm. Disco di scisto, lo scisto è durissimo. Notate come è stato costruito e fatto, non è perfettamente piano, è lievemente inclinato su un asse. Quando questo oggetto gira, l'acqua che lo circonda viene spinto da un certo numero di forze vettoriali verso l'alto. Collegare insieme alcune di queste rotelle voleva dire riuscire a portare l'acqua in alto a una certa altezza, poi ci sarebbe stato un altro gruppo di rotelle che lo portava a una certa altezza, un altro gruppo di rotelle, così si raggiungevano i 78 metri e questa cosa serviva per riempire la piramide. Ecco. Lo vedete nella freccia lì, si vede il buco per terra nella stanza della regina che veniva stappato
e la stanza veniva svuotata dell'acqua. E cosa sono quegli strani rotolini attaccati alla parete? Eccoli, questi li vedete ancora meglio. Quando la stanza della regina si svuota solamente in parte, e quindi è sotto il gradino ancora pieno d'acqua, gli operai devono andare dentro a prendere il povero faraone e finire di svuotare la stanza. Quindi camminano su questi nottolini dove incastrati nel granito, fanno parte del granito, dove ci sono state messe delle tavole di legno sopra per non bagnarsi i piedi. Un'altra evidenza la vedete qui, questa è dall'alto questo tipo di corridoio, lì c'è la stanza della regina, cioè che abbiamo visto invece che è la stanza del faraone. Quando il pietrone viene tolto e viene fatto scorrere in questa direzione, l'acqua, vedete che cosa fa? Fa proprio quei segni che sono stati studiati da altri ricercatori e sono compatibili esattamente con quello che farebbe veramente una massa d'acqua se volesse uscire da questa parte. Ma non basta. Ci sono dei buchi nel pavimento, a una certa distanza. Dei buchi che sono stati fatti da un trapano, sostanzialmente. E che cosa servono questi buchi? Servono perché questo pietrone che noi abbiamo messo a una certa distanza dalla entrata deve essere, questa distanza deve essere calcolata. Perché il tubo di qui, che c'è tutto questo aggeggio, da una parte il percorso dell'acqua è come la culissa di un trombone, cioè si può allungare e si può accorciare. E questo serve a regolare bene la frequenza della parte di destra e della parte di sinistra che si devono accoppiare nel modo corretto in fondo. Non potendolo fare con una piramide, che cosa hanno pensato gli egizi? Di aumentare o diminuire, regolandolo in modo fine, il volume della stanza in basso, che cambiando volume cambia la sua capacità di essere in risonanza o meno con una certa frequenza. È come si fa a cambiare il volume spostando sto pietrone un po' più in avanti e un po' più indietro. Questo è l'aspetto della questione. Ora comincia il vero discorso, perché per ora ci siamo solamente divertiti. Atlantide. La volta scorsa, nella precedente puntata, abbiamo visto da un punto di vista biogenetico chi erano questi Atlantidei che poi hanno costruito questa piramide. Oggi invece scaveremo nel mito e andremo a vedere nel mito e nel moderno e nel mito antico dove poter collocare la antica civiltà atlantidea. Vedete, dobbiamo partire da due miti. Il primo mito è quello del labirinto. Qui vedete la figura di un crop circle dall'alto. Mi sembrava carino, magari il crop circle non c'entra niente in questo contesto, ma siccome era un labirinto fatto bene e siccome a qualcuno potrebbe interessare anche il fatto che nei crop circle che sono stati trovati, questo in Inghilterra, ci sono delle informazioni fondamentali su determinati aspetti della realtà che ci circonda, ho detto guardate, anche nei crop circle ci hanno calato la mano sopra su questa simbologia. Questo è il labirinto, un classico labirinto. L'analisi del mito del labirinto è fondamentale perché? Perché noi troviamo, uno, il labirinto in tutte quelle parti del mondo in cui ci sono le piramidi, ci sono i cranei dolicocefali, c'è più percentuale nella popolazione di RH negativo, sono stati trovati geroglifici di tipo egizio, di tutto, di più. Quindi, se tutto quello che abbiamo detto è il retaggio della civiltà atlantidea, anche il labirinto è il retaggio atlantideo. Ed infatti, perché dico questo? Perché da un certo punto di vista il labirinto è il simbolo di Atlantide. È il marchio, è la rappresentazione della mitica città di Atlantide. Atlantide viene descritta così da tantissimi, per esempio da Platone, il quale per sentito dire racconta queste storie, per sentito dire ovviamente. Vorrei puntare l'attenzione sul labirinto, ma se punto l'attenzione sul labirinto devo puntare l'attenzione anche su un altro mito, che è il mito del toro. Ma per far questo bisogna ricordare esattamente un po' gli antichi dei, che cosa facevano, come vivevano, eccetera, eccetera. E quello che mi
interessa farvi notare, ovviamente in modo più semplice possibile, è che secondo i greci c'è Urano e Gea. Dopo Urano e Gea c'è ovviamente Crono e Rea, e tra, chiamiamolo così, il matrimonio tra Crono e Rea vengono poi diversi figli. Due di questi ci interessano di più, che sono da una parte Zeus e dall'altra parte Poseidone. E in questo grafico è interessante notare una cosa, che i testicoli di Urano, che è stato ucciso da Crono, perché si volevano tanto bene in quella famiglia, i testicoli di Urano sparsi nel mare produrranno la nascita della dea Afrodite. E c'è un'altra cosa che ci interessa, e che è Dioniso, in basso, in fondo. Dioniso, vedete, deriva in qualche modo dalla famiglia tra Zeus e Poseidone. Detto questo, andiamo a vedere che cosa noi sappiamo da Platone. E su l'Antartide, su Atlantide e nel Timeo si raccontano queste cose. Si dice che sostanzialmente Solone aveva conosciuto un sacerdote di Sais, che è un posto in Egitto, che gli aveva detto che c'era stata un'antica guerra tra gli antichi ateniesi, quindi non l'Atene di Omero, gli antichissimi ateniesi, e un popolo atlantideo che governava praticamente in tutte le parti del mondo conosciuto. E stavano vincendo gli Atlantidei, quando però ci fu un cataclisma gigantesco, per cui la razza degli Atlantidei in qualche modo ha avuto la peggio, sono scomparsi, e quindi Atene, gli antenati, si sono trovati vincitori di questa strana battaglia. E questo lo dicono gli antichi egizi, benissimo, dicendo anche, e nel Timeo si dice, che questo strano posto si trovava al di là delle colonne d'Ercole. E ciò accadeva quando gli dei se ne furono andati dalla terra. Cioè, nel mito c'è un periodo in cui gli dei sono sulla terra, poi se ne vanno, e questa cosa succede. Ma diciamo ancora, nel Crizia stesso, racconta che il dio Poseidone si innamora di Crito. Crito è una fanciulla che abitava nell'isola di Atlantide, e Poseidone se ne innamora e sostanzialmente costruisce la città di Atlantide, che è fatta in un certo modo. Ci sono tre strisce di mare, due strisce di terra e poi dentro la città vera e propria. Perché le strisce di mare sono state costruite in questo modo? Perché Poseidone pensa e dice: siccome gli esseri di allora non sanno fare una mazza, non sanno neanche navigare, queste strisce di acqua provvederanno a costituire una salvaguardia. Nessuno mai verrà dentro questo terreno, perché sostanzialmente non sanno nuotare, quindi da noi non ci arriveranno mai, e noi vivremo Crito e Poseidone insieme, tutti contenti. Ci sono 10 figli. Di questi 10 figli, a cui vengono date sostanzialmente 10 zone di Atlantide da conquistare, da governare, c'è Atlante, che è il primo figlio e che è quello che governerà su tutto il territorio. Atlante ovviamente darà origine a questa terra che si chiama Atlantide. Ora, da dove vengono questi esseri che non sono tecnicamente immortali? Però sono in rapporto con i mortali. Guardate, se voi andate a leggere per esempio Esiodo, in Opere e Giorni, in Esiodo c'è la traduzione in greco, però poi c'è la traduzione qui in italiano, e vedete che sostanzialmente la traduzione dice questo: ci sono gli dei, gli olimpioi, cioè coloro che abitano nell'Olimpo, a un certo punto hanno costruito una razza di uomini superiori, di uomini aurei, i quali sostanzialmente non invecchiano mai,
vengono colpiti dalla morte, ma come se fossero nel sonno, ed abitano in un posto dove non ci sono problematiche di nessun genere, una specie di... poi vedremo che questo posto si chiamerà Paradiso Terrestre o Paradescia, come c'è scritto nella cultura del popolo sanscrito. E noi ci chiediamo, ma chi sono questi qui? Rendetevi conto che c'è una genealogia dell'essere umano che deriva dagli dèi. Gli dèi hanno creato gli esseri umani. Più che creati, poi si scopre che li hanno un po' modificati, li hanno fatti, però c'è la mano degli dèi. E questa mano degli dèi si vede nel mito, perché nel mito c'è scritto tutto, basta saperlo interpretare. E nel mito dove dobbiamo andare a vedere questa cosa è nel mito del toro. Allora, il toro ha a che fare sia con Zeus che con Poseidone, i quali si manifestano sovente con il simbolismo del toro bianco. Ma il toro è anche il simbolo di Atlantide ed è l'animale preferito da Poseidone. Poseidone e Zeus, ve lo ricordo, sono fratelli. Zeus e il toro. Guarda, qui si capisce una cosa fondamentale, che questi dei erano non proprio delle brave persone, perché ogni tanto venivano sulla terra e trovavano delle belle ragazze e cercavano di mettersele incinta, e questo è quello che fa sostanzialmente Zeus. La figlia di Agenore gli piaceva a Zeus e sostanzialmente Zeus si trasforma in un toro bianco, si mette ai piedi questa bella ragazza. Questa bella ragazza trova estremamente mansueto questo toro bianco e cosa fa? Gli salta in groppa. Nell'istante in cui il toro bianco si trova in groppa la bella ragazza, vola attraverso i mari, vola a Creta e alla capitale di Creta è Cnosso, lì la bella ragazza viene messa incinta e fa tre figli. Succede così. Poi Zeus, come succede sempre, se ne va, torna in Olimpo e lascia a questa ragazza che ha fatto tre fratelli gemelli, di cui uno si chiama Minosse e che diventerà re di Cnosso e darà origine alla epopea, chiamiamola così, del Minotauro, dà tre doni. Dice sì, io ho un po' ti sono un po' saltato addosso, però sostanzialmente ora me ne vado, torno in Olimpo e ti lascio tre doni, che sono una specie di servitore, di gigante che ti deve salvare la vita, un giavellotto precisissimo e un cane fidato. Oggi noi diremmo che questi sono i tre doni sostanzialmente che Zeus gli ha dato, cioè due robot, una forma di cane e una forma di militare, vengono usati dai militari americani questi robot, e là sopra c'è un fucile laser di fabbricazione cinese. Potremmo dire così, noi non lo sappiamo, però pensiamoci un attimo che le cose siano andate così. E qui però nasce l'idea del Minotauro. Perché? Perché Minosse, dunque, ce lo dobbiamo ricordare, è figlio di un toro bianco. E quando vuole ingraziarsi il popolo e farsi bello ai suoi occhi per diventare il padrone di Creta, deve vincere delle elezioni, diciamolo così in termini tecnici. Quindi, per sconfiggere gli avversari, deve fare bella figura. Chiede a Poseidone, che è lo zio, un aiuto. Poseidone che cosa fa? Gli manda un toro bianco. Un toro bianco, il quale è talmente bello che deve essere sacrificato in onore di Poseidone. Tutta la gente avrebbe visto questo meraviglioso toro bianco e avrebbe votato sicuramente per Minosse. Si direbbe così oggi. Minosse vede questo toro bianco e fa come Scipoti: mo tengo io, non glielo ridò più a Poseidone. Poseidone si incazza. E cosa fa Poseidone? Fa innamorare Pasifae, che è la moglie di Minosse, del toro bianco. Sì, chi meglio di un toro poteva cornificare Minosse? Vedi che nel mito si scopre anche perché a uno oggi gli si dice cornuto.
sostanzialmente. Ma la cosa interessante è questa. Sì, vedete, quello che volevo mettere in evidenza, sostanzialmente, è che il mio Tauro è un bambino mezzo per un mezzo uomo e mezzo animale. Animale Taurus che viene da un altro posto, da un'altra razza, una razza di dei. Il Minotauro non è cattivo, il Minotauro è brutto. Quindi Pasifae chiede a Dedalo, che è l'architetto del posto, di costruire un labirinto dove questo tizio deve essere messo dentro, perché non si può far vedere in giro, perché spaventa le belle ragazze. In termini, l'idea che il Minotauro sia cattivo, sia un mostro, non c'è scritta sostanzialmente da nessuna parte. E noi abbiamo, chiaramente non pretendo che voi leggiate questa roba, l'ho scritta solo perché chi con calma a casa vuole andarsi a leggere la troverà interessante. Noi abbiamo i tre personaggi fondamentali, che sono il Minotauro, Teseo e Arianna. E bisogna capire chi sono questi qui, perché questi ci porteranno in bocca ad Atlantide. Il Minotauro, vedete, il Minotauro è anche chiamato Asterios, c'è un motivo fondamentale, ma è anche chiamato Dioniso. Anche Dioniso ha sostanzialmente le cornettine. Dioniso è quello che ai tempi degli antichi romani avremmo chiamato Bacco, è colui che ha il corpo dipinto di stelle. Perché? Perché chiaramente non è proprio terreno, è per due terzi alieno, diciamo così, e per un terzo terreno, così dice il mito. Dioniso si sposa poi, sarà il marito, il compagno, ecco il termine giusto, il compagno di Arianna. E Arianna verrà poi identificata come la regina degli inferi. Ricordiamoci questa cosa, perché lo sto prendendo alla lontana, ma poi tutto deve tornare. Arianna è la regina degli inferi. Ma chi è Arianna? Arianna è la sorella del Minotauro. Quindi, come è la sorella del Minotauro, allora sarebbe anche l'amante, la parte femminile di questa storia. Arianna si chiama Arianna. O perché non si chiamava Giuseppina? Perché Ari-An ha un significato preciso. Ari-An vuol dire la perfetta che viene dal cielo, in sanscrito. Ari-An. E ha a che fare con la mitologia, tutto ciò che compete alla razza Ari-Ana, che è quella della mitica valle dell'Indo. Quindi Arianna è la sorella del Minotauro. Teseo, le origini di Teseo sono un po' confuse, però una cosa si sa, sostanzialmente Teseo nasce da una terrestre, diciamolo così, una vestale, che aveva comunque un suo controaltare, cioè un uomo, un maschio con cui accoppiarsi, ma di notte, al posto del maschio con cui accoppiarsi, questa bella ragazza si trova nel letto Poseidone. Vedi che non si fanno mai gli affari loro. Poseidone mette incinta la ragazza e sostanzialmente nasce Teseo. Teseo ha un problema, c'è un problema di identità, perché il suo babbo non lo riconosce, è Poseidone. E quindi per farsi perdonare, in qualche modo Teseo vuol fare delle azioni forti, vuol far vedere che è un eroe. Sentendo che Atenosso c'è questo problema del Minotauro, si precipita Atenosso per salvare il salvabile, per distruggere il Minotauro, per ucciderlo. Nessuno gli aveva chiesto di uccidere il Minotauro. Arianna si innamora di Teseo, gli dà questo famoso filo che voi tutti ricorderete nella storiellina. Il filo serve a tornare ad andare a fare in modo che Teseo vada al centro del labirinto, uccida il Minotauro. Ciò accade, Teseo esce,
La storia finisce a lieto fine perché Arianna parte con lui in barca, se ne vanno, ma Teseo si stufa di Arianna dopo 5 minuti e la lascia su un'isola, del mare, lì vicino. Cioè, una cosa normale, no? L'aspetto del maschile interessa, perché poi dobbiamo interpretare il mito, per questo te lo racconto. Ma non basta, Arianna è sfigatissima perché Dioniso nel frattempo ha, che è un semidio, e che, come vedremo, non è propriamente morto, dice a Dioniso, che è il Minotauro, ricordatevelo, dice ad Artemide di sparare una freccia contro Arianna perché lui sostanzialmente è stato tradito. È stato tradito perché Arianna l'ha tradito con Teseo. Ciò accade, Arianna muore, ma nell'istante in cui muore, Dioniso la eleva a regina e la mette nel cielo, la corona boreale dedicata da Arianna, va bene? Ma la regina Arianna, che è indicata come colei che si vede bene da lontano, la bella, la perfetta, è la rappresentazione nella questa iconografia di quella che oggi i cattolici chiamerebbero la Beata Vergine Maria. Attenzione, perché questo tornerà fra un attimo. Dobbiamo dare una interpretazione al mito, no? Allora, attenzione, Arianna rappresenta la parte femminile di tutta questa storia, cioè la parte animica che dà a Teseo, che è la parte spirituale, come sempre la parte femminile, in qualche modo, in questo caso con un filo, la possibilità di fare il percorso del labirinto, che è un percorso interiore, che è un percorso alchemico, che ti permetterà attraverso diverse difficoltà, che permetterà all'eroe, in questo caso Teseo, di arrivare al centro e di sconfiggere il nemico. Ma chi è il nemico? Il nemico è il Minotauro, cioè un'altra parte maschile. Il Minotauro e Teseo sostanzialmente sono la stessa persona, sono cioè le due parti maschile di natura aliena, perché sono parenti degli dèi, sono stati fatti con gli dèi, sono due tipi di alieni che vengono da due parti diverse e che si fondono insieme tra di loro. Teseo non uccide il Minotauro, ma si integra con la figura del Minotauro. Queste due parti maschili, una volta integratesi ed acquisito consapevolezza e coscienza di sé, sanno esattamente che Arianna non se ne fanno di più di nulla. Perché Arianna va utilizzata, la parte animica va utilizzata, ma non può convivere in unione eterna con il maschile. Questo è il mito. Arianna viene deizzata, diventa la regina degli inferi, sta in cielo, ma il percorso alchemico che la femmina, la parte femminile dell'uomo che vive su questo pianeta, questa parte femminile che ha tentato di dare gli strumenti all'altra parte maschile, che però non è di questo posto, di mettersi insieme, ebbene, tutto è successo, ma alla fine la parte animica ci ha rimesso, utilizzata in due modi diversi, sia dal due terzi alieno e un terzo uomo, sia da Teseo, che invece è mezzo e mezzo uomo e alieno. Dove il labirinto rappresenta un percorso, in questo caso, di acquisizione di consapevolezza. Tu vai al centro del labirinto e troverai te stesso. Questo è quello che succede. E Teseo trova l'altra parte di sé, quella che ancora non aveva compreso, cioè sostanzialmente la parte spirituale dell'alieno maschio, del maschile, di colui che ha la forma di toro. Questa storia, vista così, potrebbe sembrare strana, ma invece noi la ritroviamo tutta nella epopea di Gilgamesh. Come al solito, per chi ha voglia di leggersi il piccolo, poi si leggerà a casa, ma questo del mito è la cosa più interessante. Il mito del toro, in Mesopotamia, mostra Enlil, che è una raffigurazione del toro, dove il toro dei cieli sembra essere il mezzo con cui il Dio si manifesta. Il toro dei cieli è Gud-An. Gud-An è un personaggio, non solo è Enlil, ma è anche la macchina con cui Enlil viene e si posa sulla terra. Questo pezzo, che vedete scritto in piccolo, è stato tratto da un'opera di Zecharia Sitchin, che dice,
sostanzialmente. In Libano c'è una gigantesca foresta di cedri, e al centro di questa foresta di cedri c'è una spianata gigantesca dove Gud'an, o meglio detto Gugal'an, scende e si poggia per terra. E nel poggiarsi per terra i suoi quattro piedi fanno scuotere tutta la terra. Questo è quello che si evince. Ma c'è di più. C'è di più, perché i personaggi qui sono sostanzialmente gli stessi. Cioè, nella epopea di Gilgamesh, noi abbiamo gli stessi personaggi che hanno dei nomi completamente diversi. Cioè, sostanzialmente Gilgamesh, che fa le parti di Teseo. Gilgamesh sconfigge il toro. Gugal'an, il toro è stato mandato dalla dea Inanna, pensate voi, che si era innamorata di Gilgamesh, ma Gilgamesh non la cagava nemmeno. E allora Inanna si vendica e manda il toro celeste a vendicarlo. Gilgamesh uccide il toro celeste, ma in questo contesto vi ricordo che Gugal'an è sposato con Irishtigal. E chi è Irishtigal? Irishtigal è la dea delle tenebre, la dea degli inferi. Ancora una volta abbiamo Teseo, che è sostanzialmente Gilgamesh, Gugal'an, che è il toro, cioè Dioniso, e Irishtigal, che è Arianna, cioè, ancora una volta, la dea degli inferi. Ecco da dove è stato preso il mito, ecco da dove i greci hanno preso il mito. L'hanno preso dai vecchi babilonesi, sostanzialmente. Ma cosa c'entra il toro? Toro come parola, toro. Si pensa che toro voglia dire quello che ha le corna e che è sempre molto irascibile quando vede rosso. Però, secondo questa cosa scritta in piccolo qui, che è un trattato di linguistica del 1900, la parola toro ha due origini. Una, toro, come la conosciamo noi. L'altra vuol dire liscio, bianco e rotondo. Oh, ma che strano, liscio, bianco e rotondo. La figura del toro, sapete, nell'antico linguaggio egizio come si chiamava il toro? Si chiamava Alpu. Alpu. E sostanzialmente il simbolismo di Alpu è fatto così, cioè un segno fatto così, con un segmento sopra, così. Questo è Alpu, guardate, c'è il muso del toro, le due cornine del toro, e qua, su questo lato, c'è la lettera alfa dell'alfabeto ebraico. Alpu ha dato origine alla lettera alfa dell'alfabeto ebraico, che è anche coerente con il numero zero, cioè l'inizio. Cosa vuol dire? Vuol dire che dal toro nasce tutto, è dal toro che bisogna vedere le nostre origini. E questo ha un significato preciso, perché le corna che il toro ha hanno poi la rappresentazione, nel futuro, della mezzaluna in basso. Questa mezzaluna, che era una mezzaluna nascente per gli Egizi, ha la collocazione, vuol dire, guarda che il toro viene da fuori, viene da un'altra parte. La stessa Arianna viene identificata come la dea della luna. Ma ancora non basta. Secondo questo linguista che ha scritto questo interessantissimo libro, lui sostiene che i nomi in antico sono stati fatti nello stesso modo con cui oggi si insegnano i nomi ai bambini piccoli. Tu entri in una scuola elementare e trovi la foglia, il disegno della foglia, con accanto la lettera F, il fonema. Un bambino piccolo, quando è così che si impara, un bambino piccolo quando indica una mucca, non la chiama mucca, dirà mu, perché fa quel rumore lì, la mucca, mu. Quindi qualsiasi cosa per il bambino piccolo che faccia mu, sostanzialmente è una mucca. E noi ci troviamo, secondo questo linguista, ad avere il toro, che è una cosa rotonda, bianca, liscia, che ha quattro zampe, come dice Gilgamesh, che quando a terra fa rumore, e il rumore che fa è mu. Questo è il toro.
Ecco che significato ha il toro bianco che scende, arriva la femmina, qualsiasi essa sia, terrestre, si mette in groppa al toro, entra nel toro, e poi c'è sempre una serie di figli, che poi sono semidei, che nascono. Quindi noi sostanzialmente abbiamo una identità che viene dall'alto, cioè dall'inizio, dal punto uno, in realtà dal punto zero, iniziale. I Sumeri, per esempio, quando raccontano questa cosa, passano il testimone agli Ittiti che vengono dopo. E sapete, Attusa è la capitale degli Ittiti, vedete che è in Turchia. Quindi questa leggenda, secondo i linguisti, avrebbe fatto il mezzo giro del mondo, perché sarebbe passata dalla Valle del Limbo fino alla Turchia. Non siamo molto sicuri che le cose siano andate così. Quello di cui siamo sicuri è che sia nella Valle del Lindo sia in Turchia c'è lo stesso tipo di leggenda. Guardate, qui si vede bene, in senso cronologico, che ci sono i Sumeri, poi arrivano gli Accadici, poi arrivano i Babilonesi, infine arrivano gli Ittiti, poi ci saranno gli Assiri e poi c'è sostanzialmente i Babilonesi ritornano e ci sono i Persiani con il mondo moderno. Ma gli Ittiti, guardate, hanno una caratteristica. Una delle loro più importanti città è Ur. Il dio di Ur si chiama Anu. Vi dice nulla questo? Ur-Anu. Ecco il signor Urano da dove viene. Non è il dio del Pantheon greco, è anche il dio del Pantheon greco, ma in realtà viene dalla civiltà ittita. Tanto è vero che dallo schiacciamento dei genitali del povero Urano, come c'è scritto nel mito visto sopra per i greci, nasce questa volta Tesub, o Tesub, o Tesus, o Teseo. E Teseo ha come compagna Arinna, o Arianna, che dir si voglia. E Tesub viene chiamato anche Taru, cioè il toro. Capite perfettamente qual è la vera natura del termine toro. Toro è sostanzialmente è qualcuno che guida una macchina volante con cui tu, siccome ti ci vedi all'interno, ti sei in qualche modo sincretizzato. Ecco. Il toro, anche nella Valle del Lindo, sicuramente, sia Shiva che Vishnu. Vishnu è il toro, è il modo di rappresentare Vishnu. Shiva invece c'ha un altro, nei tempi di Shiva c'è il cosiddetto toro bianco, che poi è sempre bianco questo toro, certo, perché non è sostanzialmente un toro, ma è un'altra cosa, che è bianca, cioè splendente. E Shiva, nel mito, nel Mahabharata, c'è scritto che Shiva usa una cosa che si chiama Vimana per volare nei posti sulla terra e per ripararsi dai nemici. Viman vuol dire luogo, posto, stanza popolata da uomini che vola. Questa sarebbe la traduzione più o meno corretta. Questo ci fa capire come la nostra origine, se noi andiamo a vedere, mettiamola pure in sospeso da una parte per un momento, ma siccome il labirinto appartiene la simbologia del labirinto ad Atlantide, questo mito ci sta raccontando da dove venivano gli Atlantidei nel mito. Gli Atlantidei venivano da un po' di esseri umani, femmine, che venivano in qualche modo fecondati da esseri non proprio femmine, che venivano a fecondarle in qualche modo con macchine volanti. Sostanzialmente non è, ci vuole solo il buon senso per capire che il mito vuol dire questo. E all'interno del mito c'è il mito del labirinto, perché il labirinto è la rappresentazione di Atlantide. E guardate, per esempio, nel nord c'è una città che si chiama Vineta, ma questa città Vineta sostanzialmente non è mai esistita. Chi conosce le leggende del nord sa che questa città fu inondata in un giorno e una notte da una grandissima massa d'acqua per punire l'impietà dei suoi abitanti. E guarda caso Vineta ha la forma di un labirinto.
incominciamo a capire ancora una volta, se non bastasse dalle conferenze che abbiamo già fatto prima, che questo mito è un mito che non fa parte della civiltà norreica, non fa parte del Nord Europa, è incastrato nel Nord Europa, perché qualcuno è andato nel Nord Europa tanto tempo fa, ha civilizzato quel posto e ha lasciato sostanzialmente i suoi rifiuti, come sempre, cioè le sue leggende, la sua storia. Gerico è un'altra città. L'unica pianta della città di Gerico è questa, che risale al 1400, è in un antico manoscritto che si chiama Taitora. È l'unica mappa della città di Gerico che noi possiamo vedere. E secondo chi ha costruito questa mappa, lo vedete, è un labirinto. Ma che strano, perché l'hanno voluta disegnare come un labirinto? Forse perché il labirinto ha a che fare con quello che è successo a Gerico, cioè le trombe, il rumore, la vibrazione ha fatto crollare le mura di Gerico? Questa liaison, vibrazione, rumore, suono, labirinto, non è casuale. A meno che uno non abbia prerequisiti per capire questa cosa. Guardate, ora scopriremo come un mito ci cadrà, il mito del labirinto. Noi abbiamo sempre creduto che il labirinto fosse un labirinto. Guardate, l'ho ricostruito in tre dimensioni qui col computer e l'ho guardato per due o tre giorni e a un certo punto mi sono reso conto che il mito ha questo livello. Il mito è sempre vero. L'interpretazione che te dai del mito, ci sono dei problemi. Il labirinto che cosa ha rappresentato, per esempio, per Teseo? Ha rappresentato un processo di acquisizione di consapevolezza, cioè il tentativo di scegliere un percorso iniziatico in cui ti potevi sbagliare ogni 5 minuti. Il labirinto sostanzialmente ha una caratteristica. A ogni passo che tu fai devi scegliere la strada. Girano a destra o girano a sinistra? È la rappresentazione del duale, del mondo in cui siamo, del libero arbitrio che noi abbiamo per fare cazzate o cose interessanti. Ecco. Ma se guardate questo labirinto, scoprite che non c'è nessuna possibilità di sbagliarsi. Non c'è mica la possibilità vero o falso. C'è semplicemente un cammino che te devi fare. E se fai quel cammino senza nessuna difficoltà, arrivi al centro. Il cammino sarà tortuoso quanto ti pare, però non c'è la scelta. Ma se non c'è la scelta, vero o falso? Questo non è un labirinto. Il simbolismo del labirinto l'abbiamo appiccicato noi in questo modo, perché chiaramente all'interno del mito c'è l'idea che il labirinto sia un percorso iniziatico, c'è l'idea che il labirinto sia il simbolo della città di Atlantide. Ma ci deve essere anche qualcos'altro, perché il vero o falso non c'è più, la dualità non c'è più. E allora io ho pensato, ma vuoi vedere che questo labirinto è un'altra cosa? Non ci avevamo mai pensato che il labirinto dovesse essere costruito in un altro modo. Questo non è un labirinto. E allora, siccome ho pensato, e negli studi precedenti avevo messo in bella evidenza che gli antichi egizi che venivano dagli Atlantidei avevano le idee chiare sul mondo della vibrazione, su che cos'è un fonone, io ho provato a prendere un labirinto che ho costruito a mano libera, e l'ho messo in un simulatore della stanza del vento. E ho fatto entrare il vento nel labirinto, pigiato un pulsante e guardo cosa succede. Cosa succede? Succede che il vento, lo vedete, il vento più intenso è bianco, entra nel labirinto, al primo gomito si smorza tutta la sua forza. Le frequenze che passano all'interno del labirinto sono le frequenze più basse che si accumulano nella stanza centrale del labirinto, come si vede da quel grafico lassù in alto, dove si dovrebbe vedere, io lo vedo qui sul computer meglio perché in realtà qui si vede male, c'è un picco al centro, cioè al centro c'è la massima intensità del vento che non ha più però quella frequenza iniziale, ma è solo la parte più bassa. Il labirinto è un filtro passa basso, esattamente funzionante come quella cosa che si chiamava Zed, che era all'interno della piramide di Cheope. E te mi dirai, ma quanta fantasia c'hai te? Come te lo sei inventato di notte? Non me lo sono inventato io,
ci sono decine di lavori scientifici, qui ce ne sono messi tre, che fanno vedere come circuiti labirintici, sia rotondi, circolari, che quadrati, importantissimi, sono filtri passa-basso utilizzati nelle casse acustiche degli impianti stereo. Ci sono in questi lavori, che voi potete andare a vedere lì, tutti i calcoli fatti, quindi non l'ho inventato io. Ecco che cos'era dunque il labirinto. Il labirinto era qualcosa di diverso, era una macchina a cui, nella quale tu ti mettevi al centro, il vento passava, entrava, e tu sostanzialmente venivi colpito da quella bassa vibrazione, che è la vibrazione della parte animica, che produceva su di te tutti quei cambiamenti energetici di cui tu avevi bisogno. Insomma, era una macchina per la salute, una macchina che ti faceva stare bene. Labirinti si trovano in tutte le parti del mondo. Era quella macchina che sarebbe stata il precursore della costruzione di altre macchine che funzionavano sempre sullo stesso principio, cioè il principio delle piramidi. Sì, bisogna farcene una ragione sostanzialmente. Il labirinto è in tutti quei posti dove c'è la civiltà egizia, dove c'è la civiltà dei dodicocefali, dove c'è le piramidi, dove ci sono i geroglifici pseudo-egizi, dove c'è il fattore RH negativo. Questo è quello che noi avevamo visto. E dove ci porta questo mito? Nell'unico posto dove sostanzialmente la civiltà atlantidea poteva stare. Nell'unico posto dove nessuno ha mai guardato, cioè in Antartide. Ma a qualcuno potrebbe venire la domanda che vedete lì sottoscritta. Ma se in Egitto c'è tutto questo, in tutte le parti del mondo c'è tutto questo, in Egitto mica i labirinti mica ci sono. Io me ne sono posto a questa cosa, sono andato alla ricerca dei labirinti in Egitto. E che cosa ho scoperto? Guardate, questa è una vecchia stampa del 1800 che ovviamente fa vedere, riprende la piramide di Amenhotep III, la piramide di Awara. La piramide di Awara che voi vedete qui disegnata ha in effetti al lato il disegnino di un labirinto che è stato in realtà trovato qualche anno fa ed investigato a partire dal 2000 fino al 2008 da geologi delle università inglesi e del Belgio. Qui vedete una foto aerea che è fatta così, si sembra che si veda male, ma è proprio fatto, cioè il deserto dall'alto c'ha questo colore, dove c'è la piramide, sotto qui, proprio sotto, accanto alla piramide c'è questa immensa struttura labirintica e c'è il fiume accanto, perché vi ricordo che l'acqua serviva a far passare questo fluido anche all'interno del labirinto, quindi non solo aria, per ottenere i risultati che la macchina avrebbe dovuto ottenere. E quello che si vede è lo studio degli esperti inglesi, University College di Londra, no di Topolino, i quali nel 2000 cominciano a studiare questa cosa. Si rendono conto che sotto c'è una struttura labirintica, qualche anno dopo vengono con gli scanner, fanno tutto lo studio, chiedono il permesso ovviamente a Zaki Awas di fare questo studio ovviamente la Suprema Corte delle Antichità non dà però il permesso di pubblicare i risultati ottenuti. Cioè, quando si sono resi conto, Zaki Awas si è reso conto che sotto lì c'era un labirinto, lui ha vietato la divulgazione di questi studi. Ci potremmo chiedere perché, la risposta non la sappiamo, ma qui ci sono le parole in inglese degli scienziati che hanno studiato questa mega struttura grid-like, cioè come una griglia, e dicono anche che il Supreme Council of Antiquities non ha dato il permesso di pubblicare. Fino al 2008, poi si sono rotti i coglioni e hanno pubblicato sul loro sito dell'università inglese, di una prestigiosa università inglese, che è il College di Londra. Vedete come è fatta la piramide di Awara? C'ha sempre questo taglio fondamentale
che è uguale a quello che noi troviamo in alcune piramidi, come quella di Micerino, per esempio, nella piana di Giza, che servono, come abbiamo detto fin dalle prime volte che ci siamo visti, da posto per far entrare l'aria, per fare in modo che lì dentro, con una specie di fischietto, la piramide, che ha una massa gigantesca, vibri. Noi ci dobbiamo rendere conto di una cosa fondamentale. Zaki Hawass vieta di pubblicare gli studi sull'avvenimento, modifica pesantemente la piramide di Khnum Khufu, modificando il pavimento della stanza della regina, tappando dei buchi del pavimento della stanza del re, sostanzialmente, tappando delle strutture nel deserto, che sono anche in vicino, ma non solo, come la piramide di Ari-Han, pensate a questo nome, che non è una piramide, loro la chiamano la piramide finita, è un'altra cosa, è proprio un gigantesco fischietto di roccia dove dentro entra il vento e si sviluppano delle frequenze precise che abbiamo già visto in altre conferenze precedenti. Le tappa, le riempie di sabbia e sopra ci costruisce una caserma. Non vi viene il sospetto che questo Zaki Hawass sia un gran figlio di... il mito di Atlantide al tempo del Terzo Reich. Già, perché questo è tutto un mito antico. Ma noi abbiamo anche un mito moderno, il mito della Seconda Guerra Mondiale. Ma questo Hitler, chi cavolo era? Da dove veniva fuori? Che cosa cercava? E scopriremo che Hitler a un certo punto ha cercato Atlantide, ha cercato una città che doveva avere le caratteristiche di Atlantide, ha cercato Thule. E perché? Perché da un punto di vista politico Hitler aveva la necessità di far comprendere al mondo che loro, gli ariani, di cui lui si credeva essere discendente, erano un popolo superiore, e questo lo aveva letto sostanzialmente in qualche libro. Quindi bisognava ritrovare le origini degli antichi tedeschi per dimostrare che essi erano i padroni del mondo. Ed ecco che un gruppo di nazisti si mette alla ricerca di Thule. Per fare questo guardano nelle carte. Cosa ci abbiamo a disposizione? Ci abbiamo a disposizione un antico navigatore del IV secolo che si chiamava Pitea e che si è fatto due o tre giretti. Pitea esce dal mar Mediterraneo, qui c'è tutta la storia, poi con calma ve la leggete, esce dal mar Mediterraneo gira colonne d'Ercole, gira a destra, va verso l'Inghilterra, circunnaviga l'Inghilterra e lì sente parlare di questa antica città che doveva essere un'isola, di Thule, dove anticamente c'era un mondo perfetto, un paradiso, una cosa incredibile. Notate che Pitea non ha mai visto questo posto, però ne ha sentito parlare. Quello che poi si legge andando a vedere che cosa Plinio il Vecchio racconta quando parla di Pitea, e qui c'è dal secondo libro e dal quarto libro un paio di cose interessanti. Nel secondo libro lui dice, Pitea descrive questo posto, è un posto dove per sei mesi c'è giorno e per sei mesi c'è notte, e questo dovrebbe essere più o meno in questa zona del nord, perché del polo nord, perché Pitea dice che la leggenda si va venendo da lì. Però nel quarto libro lui dice una cosa ben diversa, cioè, inquietante, ecco, diciamo così, dice: a una giornata di navigazione da Thule c'è il mare solidificato che taluni chiamano il mare Cronio. Allora, il mare solidificato è evidente che è solidificato perché potrebbe essere, per esempio, un mare ghiacciato. Ma Cronio vuol dire di Crono, e il mare Cronio sta in Antartide, perché è il mare di Cronos, cioè del babbo di Poseidone, che a sua volta ha fatto il figlio Atlante, che ha costruito Atlantide. Allora, sostanzialmente, l'idea che gli antichi fossero stati mal interpretati regge in questo modo. Pitea non dice ho trovato Thule che si trova qui, ma dice qui si parla di un'antica città di Thule,
Ora vi ricordo che tutti i miti che noi abbiamo della città di Thule li troviamo in tutte le parti del mondo, ma soprattutto dove? Dove gli Atlantidei sono stati. E uno dei posti in cui l'Atlantide è stata è nel nord Europa, nella penisola di Kola, nell'antica città di Vineta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi no, Peter non ha trovato Thule, ha trovato un posto che si raccontava di Thule, ma Thule stava da un'altra parte. I tedeschi se ne accorgono di questo fatto, perché prima cercano Thule nel nord, ma è evidente che nel nord non la trovano, e allora bisogna riadattare le ricerche. Ora, quello che succede è che i tedeschi si mettono in moto e fondano la cosiddetta Thule Gesellschaft, cioè il nome è terrifico, vuol dire insomma gruppo di persone, società di Thule, gruppo di persone che in qualche modo sono interessate a Thule. Il simbolo è questo, è il simbolo da cui proviene la svastica, che una volta originariamente era così, cioè i bracci tondi. Ma se voi guardate bene questo simbolo, ci ritrovate dentro uno, il labirinto, ci ritrovate con i due fiumi. Sapete la leggenda cosa dice? Che Atlantide aveva due fiumi a 90 gradi, uno di acqua calda e uno di acqua fredda. E questa cosa ha fatto credere alle persone, insomma, dei giorni nostri, che il paradiso terrestre, cioè Paradesha, che è un termine sanscrito, il nome di Paradesha, ancor prima di Paradesha, è Thule con l'H, pensate, allora che Paradesha fosse il paradiso terrestre, cioè tra il Tigre e l'Eufrate, che dovevano essere quei due fiumi lì. Invece si tratta di una cosa evidentemente completamente diversa. Simbolo di Atlantide, ma anche simbolo del labirinto. Nasce anche la Vril Gesellschaft, che è una società segreta fatta, comandata da un uomo, ma fatta di sole donne. Queste donne, se voi andate a leggere il loro curriculum, vi accorgete immediatamente che sono addotte. Cioè, loro parlano con gli alieni dalla mattina alla sera, gli alieni gli dicono cosa fare. Società in cui ci deve essere una visione della razza umana superiore. Quella specie di obrobio che vedete lì, ancora una volta si richiama al simbolo della città di Atlantide, ma prende spunto da una cosa che si chiama Cunab Hu. Che cavolo è Cunab Hu? Che Hitler si è inventato delle cose tremende pur di farsi tornare i conti. È una parola maya, Cunab Hu, cioè il sole nero. Il sole nero da cui tutti noi deriviamo, secondo le antiche origini, non solo maya, ma anche atlantidee. Al centro della galassia, dicono gli antichi maya, c'è un sole nero. Il simbolo Cunab Hu è questo che vedete. E quando i tedeschi della Seconda Guerra Mondiale l'hanno portato in Germania, l'hanno trasformato in quella cosa lì. Da lì al centro vedete che quel simbolo è il simbolo dello Yin e dello Yang, né più né meno. Cunab Hu sarebbe un sole nero da cui tutta la galassia sarebbe nata. Lo dicono i maya. Invece gli scienziati di oggi dicono che al centro della galassia c'è un buco nero da cui è nata tutta la galassia. Ma vuoi vedere che gli antichi maya, che derivavano dagli antichi atlantidei, avevano queste cognizioni, perché gli antichi atlantidei ovviamente erano mezzi uomini, ma anche mezzi che venivano da altre parti, sapevano perfettamente che cosa c'era al centro della galassia? Gli alieni di Hitler, guardate, qui bisogna fare un discorso preciso, perché Hitler mezzo pazzo era, mezzo pazzo hanno voluto anche farcelo passare sostanzialmente, però c'è un signore che si chiama Rauschning che ha scritto un libro che parla delle visioni sostanzialmente di Hitler, e lui dice questo, state attenti perché la cosa è terrificante, sono visitatori provenienti da un altro piano, il medium, cioè Hitler, ne è posseduto, liberato da questo demone, egli ripiomba nella mediocrità, nel mediocre. Così avviene che incontestabilmente alcune forze invadano Hitler, forze quasi infernali, delle quali il corpo chiamato Hitler
è soltanto il volucro provvisorio. Ci sembra di essere in una situazione di adduzione completa. Ma poi aggiunge anche un'altra cosa, che Rauschning a un certo punto di discorso con Hitler, e che lui riporta in un suo libro, prende una piega, diciamo, di tipo genetico. Si parla della conversazione, mentre dice Hitler prolochiava sul problema della mutazione umana, Rauschning afferma che la strada era lunga ma percorribile. Pensate a oggi. Hitler, tremante di eccitazione, lo contraddisse: ti sbagli, l'uomo nuovo vive tra di noi già adesso, egli è qui, non è abbastanza per te, ti dirò un segreto, io l'ho visto l'uomo nuovo, è intrepido, crudele e io ho paura di lui. Si parla di rimpasto genetico sostanzialmente, né più né meno che quello che insomma c'è scritto nel mito. Nel mito ci arriva Zeus che con una macchina volante e in qualche modo riesce a mettere incinta una povera donzella che passa di lì e nascono degli esseri che sono mezzi uomini e mezzi alieni. Hitler porta nel mondo nuovo questo, quello di oggi, questo concetto. L'analogia simbolica è chiara, quindi questo altro non è che il simbolo dell'antica città di Atlantide. Atlantide è in Antartide, l'unico posto in cui la gente non ha guardato, perché non ci si può guardare, ma si sa perfettamente da antiche piante, cartine fatte da diversi, devo dire, navigatori dell'epoca, questo territorio non aveva ghiacci, ma diciamo 30-40 mila anni fa, ecco. Qui vedete che i diversi colori rappresentano le altezze del ghiaccio e c'è qualche cosa di molto strano. Io sono andato a cercare informazioni e vedrete che poi sono incredibili. Le operazioni militari tedesche e la famosa base 211, a un certo punto si è detto, perché qualcuno l'ha scoperto, che i tedeschi erano andati nel sud a cercare la mitica Thule. Però saranno tutte leggende, figurati se è vero, non sarà vero niente. Wikipedia scrive una serie di cazzate, come di solito scrive Wikipedia, dicendo che sono tutte invenzioni. Se Wikipedia scrive una cosa del genere, io subito vado al contrario a vedere, a verificare, perché vuol dire che troverò del materiale. E infatti Wikipedia riempie una pagina di una storia incredibile, la storia di un particolare sommergibile, l'U-530. Allora, dovete sapere che Dumitz, che era il capo delle forze armate tedesche, quando i tedeschi stanno per capitolare, dà l'ordine a tutti i sommergibili tedeschi di, con tutte le altre navi, di capitolare, cioè di arrendersi. Due mesi dopo, da quest'ordine, due mesi dopo circa, un sommergibile U-530 tedesco, un boat tedesco, si arrende in Argentina. Le forze americane e argentine, o meglio, gli americani, prendono in custodia le persone di questa imbarcazione, dove non c'è nessuna arma, nessun tipo di arma, nessun tipo di documentazione. Non si sa questi da che parte vengano. Si pensa, qualcuno dice, che siano sostanzialmente partiti da una città del nord per caricare alcuni gerarchi nazisti, portarli in questa famosa base polare del sud e poi tornare ad arrendersi facendo finta che non sia successo niente. E questa è la storia sostanzialmente vera. Quello che succede è che gli americani tentano di depistare questa storia, cioè tentano di dire prima non è vero niente, non c'è nessun 530, poi siccome si scopre dov'è sto posto sommergibile, perché ce ne sono tracce, che ora vi faccio vedere, dicono ma loro hanno le idee confuse, i marinai non sapevano dove venivano, non hanno raccontato nulla, sono stati internati in un campo di concentramento che avevamo e poi boh, chissà che fine hanno fatto. Le cose non stanno così. Questo innanzitutto è l'U-530, che è stato usato qualche anno fa come bersaglio militare dagli americani che ci hanno sparato contro per fare le loro esercitazioni. Attenzione,
guardate quel buco che c'è qui davanti, quel buco quadrato, perché questo ora ci servirà. A volte anche i buchi servono. Questa è l'Antartide, vista dall'alto. Vedete quel punto lì dove c'è quella macchiettina, dove c'è... Vabbè, voi, io non lo leggo, però c'è un numero, che sono le coordinate est e sud di quel punto lì. Bene, andiamo a vedere cosa c'è in quel punto lì e scopriamo che non c'è una mazza, è tutto bianco. Ora, se voi andate a leggere, io bisogna che vi metta gli occhiali, se no non lo leggo, in alto a sinistra trovate la data in cui questa fotografia è stata fatta, che è il 12-6-2006. Nei dati di Google Earth la trovate a questa data. Nessuno avrebbe pensato che qualcuno era andato a vedere anche in altre date. Guardate due anni prima cosa c'è nello stesso posto, un buco tra i ghiacci dove ci sono due strane cosette che appaiono e che noi non capiamo che cosa sono. Se lo guardiamo meglio, io mi sono messo a fare la digitalizzazione delle immagini, scopriamo che, vedete, che si tratta di... c'è il solito buco lassù. Quel buchetto quadrato lì è il buco di un sommergibile U530. E questa è la torretta, qui in basso, di un altro sommergibile. Un modello, mi sembra di ricordare, 352. Guardate come si vede un pochino meglio da vicino. Vedete il buco famoso? Che serve per riconoscere un pochino questo modello, no? E poi l'altro, che è, qui vedete meglio, è un U352, che è un modello un pochino più grande. Come si fa a sapere? Beh, sono andato a vedermi tutti i sommergibili tedeschi e ho scoperto che questo era l'U352 perché ha le modanature della carlinga, chiamiamole così, uguali a quelle che sono descritte nella fotografia. E ci dobbiamo chiedere, ma cosa ci fanno due sommergibili tedeschi in un posto in cui non ci dovevano stare? Soprattutto perché l'aveva detto Wikipedia. E allora sono andato a vedere le foto satellitari dell'Antartide e un satellite della NASA mette in evidenza come ci sia un... vedete quei cerchietti che sono lì? Lì c'è un raggio di 200 km per cui c'è una grande anomalia magnetica. Un'anomalia magnetica che sta, guarda caso, proprio nel posto dove gli U2 sono andati a incastrarsi nei ghiacci. Gli U2, gli U530 e 352. A incastrarsi nei ghiacci. Ma guarda che strano, ma proprio lì sono andati. Ma perché? Cosa c'è in quel posto? Che cos'è che produce questa anomalia magnetica? La NASA non lo sa, però dice se è qualcosa potrebbe essere la caduta di un meteorite che conteneva tanto ferro e che quindi oggi produce una... anomalia magnetica, però una meteorite che cade, ma questa è una storia vecchia. Ma allora i tedeschi cercavano effettivamente qualcosa sulle basi di informazioni che loro avevano, ma sono tutte leggende. Guarda che queste leggende non sono proprio tali, perché Wikipedia dice, ma no, in quella zona lì, pensate, proprio in quella zona lì, qualche anno fa c'è stato un signore che ha pubblicato una fotografia di una ipotetica base sotterranea perché si vedeva l'uscita, ma in realtà si tratterà probabilmente di una grotta che per erosione inversa ha fatto crollare il suo soffitto e potete andare a vedere, a controllare anche voi e di dare coordinate. Ecco, se voi andate per le coordinate trovate effettivamente una cosa che non c'entra niente, però io, siccome sono un rompicoglioni, sono andato in quella zona e ho cercato, mappato tutta la zona e ho trovato altri ricercatori che hanno trovato altre cose. Guarda cosa hanno trovato nella stessa zona. Questa strana entrata, no? Quella lì che voi vedete attorno a questa roba rettangolare con la fotografia del sole che entra dentro e che fa vedere la geometria dell'entrata, quella roba lì bianca non è neve. Vedi che la neve è più chiara? Questo è cemento. Lo potete vedere, ah, ovviamente è esattamente nella stessa zona dove sono stati trovati due sommergibili tedeschi. Guardate, con opportuni filtri si vede chiaramente che è un'entrata rettangolare e questa entrata rettangolare a colori sfarzati si vede bene che mentre rimangono bianche le macchie di neve,
quello non è bianco, quindi non si tratta di neve. Si vede chiaramente l'ombra che entra del sole attraverso la fenditura. Guardiamo ancora meglio. È in questa zona. Dall'alto, lo vedete, si capisce poco. Un pochino ancora più lontano, si capisce meglio. A volte bisogna avere una visione di insieme delle cose. Vedete, in questa zona, il chiodo nel muro. Fatevi la domanda giusta. O come mai questa zona, che è una, sostanzialmente perfettamente rettangolare, non ha neve? Cioè, siamo al polo sud, non c'è neve lì. Perché? È semplice. Perché il terreno è più caldo e la neve si scioglie. E perché il terreno sarebbe più caldo? Il terreno è più caldo perché c'è una base sotterranea sotto che riscalda l'ambiente. Non è che 2 più 2 fa 19. Ci vuole solo il buon senso. E guarda caso, in questa zona abbiamo trovato anche noi, non io in questo contesto, ma un altro ricercatore. Bisogna spulciare ovviamente, cercare le cose, perché sennò non si trova. Guardate questa zona, e siamo sempre nella stessa identica zona. Un chilometro più in qua, 300 metri più in là. E in quel punto lì, che cosa c'è in quel punto lì? Andiamo a vedere da vicino. Ta-tan! Guarda un po', questa è proprio la imboccatura di una uscita di areazione, si potrebbe dire così, o se non è questo, è qualcosa che ci assomiglia parecchio. Quindi i tedeschi avevano capito che l'antica Thule, cioè l'antica Paradescia, si trovava in Antartide e ci stavano zampettando. Quando gli americani si accorgono di questo, sanno perfettamente gli americani che cosa i tedeschi stavano cercando lì e non hanno avuto nessuna intenzione di dirlo anche agli altri. E infine noi troviamo anche nel mito antico delle nostre moderne tradizioni una storia allucinante. Per fare questo dobbiamo andare a rompere le palle ad un movimento massonico che si chiama Rosa Croce. Chi cavolo sono i Rosa Croce? I Rosa Croce hanno a che fare con la tradizione egizia, ma dentro questa tradizione ci sono scritte delle cose interessanti. Allora, l'ordine dei Rosa Croce nasce nel 3364 e sapete chi è il fondatore? Tutmosis III, secondo i Rosa Croce, ovviamente. Ci sono 12 livelli. Nei primi 9 si entra con un esame, cioè una iniziazione. Negli altri 3, fino a poco tempo fa, non c'era l'iniziazione, perché si diceva, tu hai già avuto l'insegnamento dei maestri terreni, quindi se vuoi altri insegnamenti basta che ti rivolgi ai tuoi maestri astrali. Chi? Però ora hanno messo anche 3 esami, diciamo così, per il 10º, 11º e 12º livello, dove si acquisiscono delle particolari proprietà che sono descritte qui e se uno vuole andare a vedere se le va a vedere, però alla fine ci sono al 12º livello le tecniche mistiche di concentrazione, meditazione, visualizzazione e alchimia spirituale. Per fare un percorso completo ci vuole circa 10 anni, ma se fai il Tria dei Color Test ci vuole 5 minuti. Cioè, vedi come questi dell'Amarok non hanno capito esattamente e credono di seguire un percorso che in realtà li porterà tutti da un'altra parte. Già, perché i Rosa Croce ricompaiono dopo l'Antico Egitto, nel 1614, e sembra un paio d'anni dopo, nel 1616, compare un libretto particolare che si rifà alle nozze alchemiche di Christian Rosenkreuzen. Che cavolo è Christian Rosenkreuzen? Intanto guardate, si chiama Christian, non si chiama Giuseppe. Christian, attenzione. E Rosenkreuzen è un personaggio che è di fantasia, non è mai esistito. Rosa Croce, Rosenkreuzen. Vengono pubblicati in particolare questo libro dove si parla delle nozze alchemiche di un principe e di una principessa. Le nozze alchemiche dureranno 7 giorni e sono la rappresentazione della unificazione di una parte animica con una parte spirituale che servono a far comprendere a Rosenkreuzen qual è il cammino per l'integrazione. Allora,
Gli esoteristi moderni pensano che i Rosa Croce veri siano finiti, mentre da canto loro i Rosa Croce moderni non si rendono conto di portare dentro di loro delle tradizioni che sono del tutto fuorvianti. Guardate il simbolo di Rosa Croce e la rappresentazione della Free Gesellschaft. Potete vederlo meglio da questa cosa. Notate una cosa strana, che tutti e due i miti si rifanno al mito di Atlantide. Ma non può mancare la similitudine forte con il labirinto. Sette sono i cerchi concentrici del labirinto classico, che abbiamo visto non è un labirinto, e sette sono i cerchi concentrici dei petali di rosa. La rosa non ha petali concentrici, ce li ha a spirale. Quindi è evidente che la rosa e la croce, delle due bacchettine sotto, con le tre foglie che rappresentano la Trinità, noi potremmo dire anima, mente e spirito, spazio, tempo ed energia, ditela come vi pare, rappresentano sostanzialmente quello che era l'insegnamento che era all'interno del modello egizio, dove il modello egizio, Tutmosis III, non è in realtà il fondatore, ma è colui che si porta dietro questa esperienza rosa crociana dal passato, fino a fondere la croce Ankh con il simbolo di Rosa Croce. Perché? Guardate, la croce Ankh, il triangolo con la punta in basso che rappresenta la parte animica che si incastra in terra, che viene in questo pianeta, nel mezzo la croce e la rosa sopra. Che significato ancora più profondo ha questo? Vedete che nel passaggio tra un simbolo e l'altro, quello che scorre è chiaramente che la rosa croce deriva da un simbolismo che è il simbolismo della croce Ankh egizia. E questo si vede bene perché nell'inno a Horus c'è scritto chiaramente, ora non ve lo leggo tutto, ma tu che porti la magica doppia bacchetta, è la bacchetta che è sempre in mano a Ptah, il dio degli dèi, il non creato, colui che ha la bacchetta Was, che in fondo c'ha una forchetta, che noi abbiamo sempre detto, ma guarda, e non solo noi, ci sono altri ricercatori che lo dicono nel mondo, si potrebbe trattare di un diapason, di qualche cosa che con la vibrazione Ptah, che è il vasaio, costruisce tutto l'universo, costruisce i vasi, ma anche l'uomo, sostanzialmente. Quindi, vedi, tu che porti la magica doppia bacchetta e la rosa e la croce del vincolo mistico, la rosa e la croce. A parte mistico, la parola vincolo è terrificante, perché tu quando entri in quel contesto sei vincolato per sempre. E andiamo allora per capire di più all'interno dei testi che sono stati scritti nel 1600, purtroppo a mano, ma voi vedete in alto, la simbologia della croce, che poi darà origine alla rosa croce, che calpesta il triangolo, che è sostanzialmente la croce Ankh, dove all'interno c'è questa palla luminosa che rappresenta né più né meno l'alieno, cioè il Lux, colui che entra nei corpi degli Ari-An, perché colui che entra nel corpo degli Aztlan è Ra, un altro. Questo si vede sempre andando all'interno, per esempio, dello studio dell'associazione Amarok, dove, ovviamente se leggete tutto vi fate di palle, però il riassunto ve lo leggo e ve lo commento. Dice, i Rosa Croce ritengono che esistano entità che in qualche modo, come angeli custodi, usino i loro veicoli, cioè i nostri corpi, facendo tesoro delle nostre esperienze, che vengono catturate ed elaborate ovviamente per il nostro bene. Ecco, questo è quello che c'è scritto. Ci troviamo di fronte al fenomeno di parassitaggio che abbiamo oggi sul nostro pianeta, ma che avevano gli antichi egizi ai loro tempi, e c'erano questi le due deità più importanti che erano rappresentati dal vincolo sostanzialmente del Rosa Croce. Il Rosa Croce
che si rifanno alla croce Anc. Questa croce Anc è un simbolismo quindi duale, rappresenta sia il positivo che il negativo, rappresenterà solo il lux al tempo degli Egizi, perché dopo, nella fase finale del regno degli Egizi, gli Atlantidei non ci sono più. In quel contesto i lux si prendono anche tutti gli altri corpi che erano in qualche modo sotto l'egida, sotto il controllo della civiltà atlantidea. Quindi il mito più antico disponibile è quello della Valle dell'Indo. Nella Valle dell'Indo tutto ciò è reso palese. Cioè, la storia è questa, cioè Shiva e c'è Vishnu. Le creature di Shiva sono gli Asura, Asura, i senza corpo. Le creature di Vishnu sono i Deva, i luminosi. I Lux, i senza corpo, sono i Ra, nella nostra nomenclatura alienologica. Il capo degli Asura è Varuna, che è una aquila. Il capo dei Deva è Indra, un serpente. E te ti ritrovi di fronte al mito di Enki ed Enlil, che altro non sono che l'immagine esterna, cioè alieni con il corpo, in cui entra il lux nel serpente e in Horus, cioè il pollo alto 4 metri, entra Ra. I Deva sono praticamente coloro che creano, manipolano la civiltà Ari, che viene dallo spazio, Arian, i perfetti dello spazio, del cielo, e gli Aztl An, che sono sempre An che vengono dallo spazio, ma Aztl non so, e non lo sa nessuno in realtà cosa voglia dire. Questi vogliono la vita, l'immortalità. No, anche oggi vogliono l'immortalità, e per avere l'immortalità nel mito cosa fanno? Cioè, si fanno la guerra. Allora, a un certo punto, Shiva e Vishnu dice: mettiamoci d'accordo, cerco di aiutarvi, Garuda, che è la più grande aquila, e Vasuki, che è il più grande serpentone, si mettono insieme per fare in modo che gli Asura e i Deva prendano una montagna gigantesca, frullino l'universo, e da questo universo frullato viene fuori l'Amrita. L'Amrita è un nettare che te devi bere per avere l'immortalità. Altro non è che un'espressione chiara della parte animica. In questo contesto i Deva se prendono l'Amrita e non le danno per niente agli Asura, i quali si incazzano e perdono l'immortalità sostanzialmente. Questo è scritto nel mito, dove, vi ricordo, i Deva entrano negli Ari Anya, che sono RH positivi, con parte animica. Gli Aztlan entrano negli gli Asura entrano negli Aztlan, che sono RH negativi, privi di parte animica. Quindi, mentre i Deva sono già contenti, hanno ottenuto l'Amrita, gli Aztlan si devono fare il mazzo andando a prendere quei poveri disgraziati che trovavano, ficcandoli nella stanza del chiamato del faraone e strizzandogli la parte animica, perché sennò loro non la potevano avere, vivendo in simbiosi mutualistica uomo dolicocefalo e alieno, in simbiosi mutualistica in Atlantide, dove in Atlantide c'era il contatto tra dei e alieni ovviamente, e terreni e terrestri. I greci ereditano il mito. Questo mito è in Grecia uguale, e voi lo potete vedere qui, dove in 5-6 passaggi c'è la parte scritta nel Mahabharata e la parte della, diciamo, teogonia di Esiodo. Cioè, i Deva e gli Asura strizzano l'universo. Tra queste cose nasce anche la dea Lakshmi. E nello stesso modo i greci fanno sostanzialmente strizzano il membro maschile di Urano, e da lì nasce Afrodite. I due dei diciamo nel Mahabharata ancora si frulla tutto e si ottiene sostanzialmente questa Amrita. Gli Olimpioi invece sono gli dei dell'Olimpo, che usano degli elisir diversi, di nettare, che sarà quello che loro mangiano per rimanere in vita. I Deva rifiutano di dividere, chiaramente, perché non, gli accordi non l'hanno mai rispettato gli alieni, e questa cosa fa scaturire una guerra fra questi due,
che è sostanzialmente la guerra che ci sono tra i ciclopi e i titani dall'altra parte. E nel caso della battaglia gli Asura lasciano cadere dal cielo intere montagne, e così Zeus, con l'aiuto di queste strane creature che hanno 100 braccia, cercano di lapidare sostanzialmente i titani. Vishnu scende dal cielo e con il suo chakra lancia dei missili, dei strali contro i nemici. Chakra vuol dire cerchio, quindi pensa che Vishnu con un cerchio che lancia missili o qualcosa del genere ai nemici, e Zeus lo stesso, non con un suo chakra rotondo, ma lancia comunque missili. E così andiamo avanti e troviamo che noi in Grecia siamo nutriti dalle stesse identiche manifestazioni del mito. Mito che non deriva a questo punto più dall'antica valle dell'Indo, o dalla città di Vineta nel nord Europa, o dal mondo di Aztlan dell'America del Sud. Deriva dall'unico posto dove l'unica civiltà che c'era e che poteva dare origine a questo mito era lì, in Antartide, cioè Atlantide. Sostanzialmente noi, oggi, nelle nostre cerimonie religiose, adoriamo gli dei di Atlantide. Questo forse andrebbe detto. I Ra e i Lux si dividono il mondo in due, e questa divisione crea una serie di cose molto particolari. Guardate, all'interno della massoneria noi troviamo tutto questo. Voglio farvi vedere questa in particolare. Questa è il simbolismo della massoneria, dove c'è il bianco da una parte e il nero, oppure il blu e il giallo, che sono i colori che si vedono sempre nella rievocazione del Tria de Color Test, quando compare l'uomo primo, quando compare questi esseri che sono collegati anche con questi tipi di colori. Queste sono le due colonne, Giachim e Boaz, che sono le colonne del Tempio di Salomone, che sono la rappresentazione dei due obelischi di Aswan. Ora ce n'è uno solo perché l'altro si sono rubato, ma sostanzialmente è le due colonne d'Ercole, la rappresentazione del fatto che oltre le colonne d'Ercole c'è la realtà delle cose, in questo caso c'è anche Atlantide. Il femminile ed il maschile, la mente che guarda con l'occhio degli illuminati, ma è la mente che sta al centro. Ci sono G di geometria, la geometria dell'universo. Chi sa esattamente cosa vuol dire questo dei massoni di oggi? Quasi nessuno, forse nessuno, se non due o tre a capo di tutta questa cosa. La squadra e il compasso. La squadra rappresenta lo spazio, cioè che si misura con la lunghezza. La squadra rappresenta lo spazio, che si misura con la lunghezza. Il compasso rappresenta il cerchio, che è il tempo. Secondo la fisica quantistica oggi moderna, il tempo è circolare. E poi ci sono le stelle di Orione, e c'è tutta una serie di cose che ci fa capire come noi oggi siamo governati da questi governanti, che sono soggetti che comandano, dentro i quali c'è o un Deva o un Asura, che, senza venirtelo a dire, sono sostanzialmente coloro che appartengono alle due teste della massoneria. Uno, diciamolo subito, globalista, gli Asura, coloro che usano il denaro per abbattere le barriere tra un governo e l'altro, per fare in modo che il denaro si possa spargere più facilmente su tutte le parti del mondo e per fare in modo che quindi il denaro acquisisca più valore. Il denaro è lo strumento peggiore per la entropia, perché divide le persone tra ricchi e poveri, creando una diseguaglianza e quindi una disarmonia e quindi una dissimmetria che è contraria all'entropia. Dall'altra parte ci sono i Deva, la massoneria delle grandi famiglie, che non solo sono famiglie monarchiche, ma sono anche famiglie di ricchi, sostanzialmente, i quali sostengono che i panni sporchi si lavano in casa. Noi abbiamo, oggi come oggi, sostanzialmente due presidenti degli Stati Uniti, uno è Biden e l'altro è Trump. Biden è Asura, Trump è Veda.
sostanzialmente, cioè ed era, scusate. Abbiamo due papi, il papa è Bergoglio, che è Azzurra, e Ratzinger, che è Deva. Quando sentite parlare i cardinali che sono contro il papa di ora, sentite parlare i lux, sentite il discorso che dice la Chiesa non si deve abbassare a livello del popolo, perché noi siamo esseri di luce. Così dice qualche cardinale. Quindi non è che stando dalla parte opposta di Biden che stai dalla parte di chi è buono, stai dalla parte di un altro cattivo. È questo che io vorrei sottolineare oggi, perché è la cosa importante. E ogni tanto viene fuori qualcuno che si rompe le palle e tira fuori qualche verità. Per esempio, questa signora, con il Karen Havers, che era una impiegata, un dirigente importante della Banca Mondiale, a un certo punto è uscita dalla Banca Mondiale per problemi suoi, è stata cacciata sostanzialmente, e lei si è vendicata cominciando a dire a destra e a sinistra, a tutti i giornalisti, che la Banca Mondiale, il Vaticano, l'Europa Unita erano sostanzialmente, come tutto il mondo, governati da esseri macrocefali con il cranio allungato, che venivano dall'antico Egitto e che governavano segretamente tutto. Che cosa è successo? Cioè, dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto. Questa donna probabilmente non ha capito tutto quello che ha potuto vedere quando era all'interno della elite, ma è chiaro che qualche cosa ha visto e poi ha sparato queste cazzate un po' al vento. Però dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto. Che cosa succede sostanzialmente oggi? Oggi noi ci troviamo a dover scegliere perché il mondo è duale, tra l'uno e l'altro fronte, senza rendersi conto che questi due fronti sono contro di noi. Anche chi è contro, per esempio, c'è qualcuno a cui Biden non è simpatico, e allora o c'è qualcuno che, a cui Draghi non è simpatico, e si mettono dalla parte opposta e non si rendono conto che stanno semplicemente, che sono sorretti nel loro cammino antagonista al potere da altre persone, da altri soggetti, da altre teste della massoneria che poi si metteranno al posto di questi. Essere contro al governo è un modo duale di vedere l'universo. Te non devi fare l'opposizione a questo governo, perché l'opposizione è implicita, fa parte del tipo di governo che noi abbiamo. C'è una parte che sta al governo e c'è una parte che sta all'opposizione. Quindi se tu sostieni di essere all'opposizione, sostieni anche il tipo di governo che c'è. L'opposizione non va fatta contro il governo, l'opposizione va fatta contro il sistema. Ma invece chi fa l'opposizione oggi, o chi fa finta di fare l'opposizione, voi ve ne rendete perfettamente conto, in realtà non vuole distruggere il sistema, perché la distruzione del sistema porterebbe sicuramente alla distruzione anche dell'opposizione, e l'opposizione ci deve essere. Quindi all'interno di queste due gigantesche forze oggi ci sono le due teste della massoneria, che sono sempre governate da quelli che una volta si chiamavano Deva e che una volta si chiamavano Azzurra, e che derivavano dalle due razze che c'erano 36.000 anni fa su questo pianeta, che erano le due razze Hari, An e Aztlan. E ora sostanzialmente, se tutto quello che ho detto è vero, potremmo capire chi c'è dietro l'11 settembre, cosa è veramente accaduto nello sbarco della Luna, chi ha veramente ammazzato Falcone e Borsellino, chi ha veramente prodotto la strage di Bologna, chi ha pensato che gli americani non sapessero nulla di Pearl Harbor, e chi ha, nell'ultima foto in basso, vedete, ha sviluppato quella situazione in cui oggi siamo. Se questo è vero, oggi noi non ci possiamo più permettere il lusso di essere pro o contro, Tizio o Caio. L'unica certezza è che noi siamo pro noi. Non c'è nessun'altra via di scampo. Nel mito c'è scritto: Shiva e Vishnu arriveranno a un punto, che è questo, quello di oggi, in cui ci faremo la guerra, ci sarà la guerra tra Shiva e Vishnu.
E Shiva e Vishnu, siccome sono potenti uguali, si ammazzeranno tra di loro. Nel mito c'è scritto che l'unica cosa che rimane in questo yuga, che è il quinto yuga, l'ultimo che nel mito è descritto, un sesto yuga non c'è, l'ultimo che rimane vivo e vegeto è l'uomo. Ecco, andare a mettere le mani nella marmellata, cioè studiare Atlantide, studiare chi erano i faraoni, come hanno costruito le piramidi, eccetera, eccetera, ci ha alla fine portato a comprendere chi sono i veri capi delle due massonerie che oggi rompono le palle ai cittadini italiani. E questo è l'aspetto finale. Dobbiamo capire e riscrivere la storia. E a questo punto io vi dico, cominciamo subito, perché credo che abbiamo già perso molto tempo. Grazie. Grazie Corrado, grazie mille. È sempre un piacere Corrado. Grazie.